Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo la parola di Gesù con gioia in questo giorno e leggiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 15, versetti 1-10. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle». Va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: «Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta». Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova. E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice: «Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto». Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Amen. Carissimi, oggi affrontiamo e leggiamo l'inizio del capitolo 15, un capitolo detto della misericordia, dove ci sono queste tre bellissime parabole e noi oggi ne abbiamo ascoltate due. Innanzitutto però soffermiamoci su chi sono i destinatari di queste parabole che Gesù racconta. Sappiamo che si stanno avvicinando tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. Quindi alcune specifiche categorie scartate dai farisei, dagli scribi, che a loro volta sono presenti. Quindi è una scena, è uno scenario in cui sono presenti i pubblicani, i peccatori, i farisei e gli scribi. Da parte dei farisei c'è astio, c'è mormorazione critica nei confronti di Gesù, perché dicono: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Quindi da parte loro c'è un giudizio critico, negativo, verso i pubblicani e anche verso Gesù che sta con loro. Ecco che Gesù in questa atmosfera inizia a raccontare queste parabole. E parla innanzitutto di un pastore che ha 100 pecore e ne perde una, e dice: chi di voi non lascerebbe 99 pecore che sono nell'ovile, che stanno bene, per andare in cerca di quella perduta? Sinceramente lo sappiamo, umanamente nessuno, oppure solo se c'è un po' una follia, perché è qualcosa davvero di molto eroico o di totalmente sballato. Perché magari nel tempo che si va in cerca di quella perduta si possono perdere le 99 pecore. E Gesù dice: invece questo pastore va, la cerca, la trova, è pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che si era perduta. E così è anche della dramma perduta, la seconda parabola che oggi abbiamo ascoltato. Gesù sta parlando al cuore dei farisei e degli scribi, ad un cuore indurito, ad un cuore che giudica gli altri, ad un cuore che è convinto di essere nella giustizia, nel giusto. E quindi dall'alto questo cuore del fariseo, degli scribi, che giudica tutte le altre categorie.
sono pubblicani, peccatori si intende tanti mestieri, tante abitudini di vita. Ecco che Gesù sta dicendo questo pastore, che è Dio, che è il Padre, è venuto a cercare la pecora perduta. È venuto a cercare le persone che erano lontane da Dio. È venuto a cercare coloro che avevano sete di Lui, fame di Lui, desiderio di Lui, desiderio di incontrarlo, di sperimentare una vita nuova. Gesù dice: io sono venuto per cercare coloro che erano perduti. E in realtà, fratelli e sorelle, i pubblicani e i peccatori che sono andati da Gesù, loro hanno trovato in Lui il Salvatore, hanno creduto. In realtà, il vero peccatore in questa parabola non sono tanto i pubblicani, quanto gli scribi e i farisei, che non si stanno rendendo conto, come Gesù stesso ha detto in un'altra parabola, quella del cieco nato. Siccome voi dite, noi vediamo, il vostro peccato rimane, perché non riconoscete la vostra cecità, nella vostra ipocrisia. Ecco, fratelli e sorelle, la parabola di Gesù è molto profonda. Superficialmente leggiamo sempre che Gesù è venuto per chi non prega, per i lontani. E chi prega è già salvato, è il giusto, sono i sani, come dice Gesù. Non sono venuto per i malati, ma per i sani. In realtà, carissimi, quali sono le 99 pecore nel deserto? Non è forse che noi tutti, che siamo pubblicani, peccatori, farisei e scribi, non è che forse noi tutti siamo quella pecora perduta? Io lo riconosco, so di far parte, so di essere una pecora perduta, so di far parte di questa cerchia. Perché ho bisogno di Gesù. Non importa se prego, se cammino nella sua via, so che ho bisogno di Lui. Ho bisogno di incontrarlo nuovamente, di fare una nuova esperienza con Gesù. Quindi in realtà, chi sono questi 99 nel deserto? È una domanda provocatrice ma giusta. Perché i farisei non erano giusti. Non erano coloro che, per i quali tutto andava bene. Erano coloro che fino alla fine, fino alla morte di Gesù, hanno avuto bisogno di conversione. E qualcuno si è convertito, qualcuno no. Mentre tutti gli altri, Gesù lo dice, i pubblicani, le prostitute, vi passano avanti. Fratelli e sorelle, riconosciamoci oggi, tutti noi, io per primo, di essere quella pecora perduta. Significa, da solo Gesù mi perdo. Se guardo le mie qualità, le mie capacità, le mie sicurezze, le mie certezze, alle mie preghiere che faccio, io mi perdo. Io dipendo da Dio, fratelli e sorelle. Questa è la buona notizia oggi. Gesù è venuto per me. Gesù è venuto per te. Rallegriamoci, perché Gesù ha gioia nell'incontrarsi con noi. Apriamo il nostro cuore, fratelli e sorelle, perché Dio ci ama. Ecco lo slogan, la buona notizia per te oggi. Dio ti ama. Dio è venuto per te. Dio è venuto a cercarti. Perché ti ama. Perché senza di Lui non hai la vita eterna. Amen. Allora, di fronte a questo amore di Gesù, apriamo le nostre braccia e le diciamo grazie, Signore Gesù, che mi ami. Grazie che mi accogli così come sono. Grazie perché tu sei venuto per donarmi la vita in abbondanza. Grazie perché tu sei venuto affinché io vivessi con te, in te, per te. Donami oggi di sperimentare il tuo amore, sperimentare la tua misericordia, che sei il Dio con me al mio fianco.
a te l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, cari amici, non dimentichiamoci lo slogan di oggi: Dio ti ama, Dio è venuto per te, Dio ti cerca anche oggi. Lasciamo che ci trovi e lasciamo che trovi un cuore disponibile alla sua azione. Grazie, carissimi amici, che ci seguite, che seguite questo canale. Se volete, è da un po' che abbiamo iniziato questa iniziativa per sostenere le nostre attività e questi video di ogni giorno e le attività della nostra comunità come evangelizzazione, potete offrirci un caffè per il Vangelo nel link qui in descrizione, oppure al termine di questo video ci sarà un link al nostro sito. Grazie che mi avete accolto, ci vediamo domani, ciao! Ti amo, Signore, mia forza. Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Ti amo, Signore, mia forza. Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Invoco il Signore, degno